Bentrovati ragazzi, è arrivato anche agosto, ci siamo messi alle spalle il mese di luglio. A livello climatico è stato un mese bollente, ma bollente lo è stato anche per noi tifosi in termini di delusione per il non mercato fatto dalla Lazio. Fatta questa piccolissima premessa, partiamo con la nostra intro. Bentrovati ragazzi, bentrovati a tutti voi. Vi ricordo che in descrizione, ad ogni video trovate le informazioni riguardanti il canale Forza Lazio. Andiamo subito al dunque. Ieri sera c'è stato questo incontro, tra l'Udito Sarri, lo staff di mercato, quindi parliamo di Fabiani e Picchioni. Incontro terminato intorno a mezzanotte e mezza. In quel di Auronzo, sì, di Formello, vi dico la verità, ho avuto la fortissima tentazione di mettermi in auto e partire e andare a Formello in attesa che trapelasse qualche cosa, però poi ve lo dico sinceramente, a me non, lo sapete, non piace dire bugie, la stanchezza ha preso il sopravvento e allora non ce l'ho fatta, anche perché insomma da casa mia lì sono 30 km andata, 35 andata e 35 a tornare. Insomma, non sono riuscito in questo. Non trapela nulla. L'unica cosa che mi è arrivata, l'unico spiffero che mi è arrivato, è un qualcosa che è già accaduta. Ok? E mi riferisco vi ricordate l'incontro di giugno? Ci fu un primo incontro dove si pianificarono le strategie di mercato della Lazio e poi ci fu un secondo incontro dove si sistemarono i dettagli e si lavorò sulle alternative. In questo secondo incontro, se ben ricordate, vi parlai di un grande malumore da parte soprattutto di Lotito perché c'era qualcuno che parlava tra le persone presenti. All'epoca erano presenti Fabiani, Lotito, Picchioni e Calveri. E ci fu la promessa che non sarebbero uscite queste voci. Evidentemente qualcuno dei quattro parla con persone che ritiene di sua stretta fiducia, però poi le voci girano. Bene, l'unica cosa che mi è giunta dell'incontro di ieri sera è proprio questa, che ancora una volta c'è stato un forte malessere da parte di Lotito legato al fatto che circolano i nomi che si decidono nelle segrete stanze e quindi di conseguenza i prezzi lievitano, consapevoli anche del fatto che la Lazio, a differenza degli altri anni, ha le tasche piene. Detto questo, non trapela più nulla e io sono contento, cioè a me di fare notizia per il male della Lazio, non mi interessa. Sì, sono contento, avete capito bene. Il fatto che io non abbia nulla da dire in merito a quello che è successo nella riunione di ieri, per me è un buonissimo segno perché sta a certificare appunto che per quanto riguarda ieri sera c'è massima segretezza ma soprattutto massima riservatezza, cosa che reputo giusta. A me una cosa sta a cuore, ma credo anche a tutti noi tifosi della Lazio deve stare a cuore, il bene della nostra squadra. È importante che ci sia una direzione univoca di obiettivi. Questo è fondamentale in casa Lazio. Sarri e Lotito, mi auguro che ieri abbiano risolto i loro attriti. Mi auguro soprattutto che abbiano trovato questa benedetta, perché è una vita che lo dico, un incontro, una via di mezzo per il bene della Lazio. Questo è fondamentale. Poi tutto il resto viene dopo. Purtroppo, ahimè, perché Lotito la cosa che mi fa strania è che Lotito si lamenta che escono i nomi, ma Lotito chiacchiera con i suoi amichetti giornalisti, uno o due al massimo, lui la sera ci si sente, gli tira fuori i nomi. Se poi questi qua sono gli stessi che riportano i virgolettati delle confidenze dello Tito contro Sarri, attenzione, attenzione,
Il giornalista dalla sua parte può dire: io mi limito, io faccio il mio lavoro, riporto quello che mi viene detto. Ho capito. Cerchiamo anche in quel caso una via di mezzo per il bene della Lazio, visto che questi giornalisti, amici di Lotito, si professano fortissimi laziali. Ecco, questo è il discorso. Cerchiamo di trovare una via di mezzo. Io voglio che, voglio un parolone, io mi auguro che dalla riunione di ieri sia uscita un'unità di intenti, un reset su tutti i vari cortocircuito che ci sono stati nel corso del mese di luglio, perché forse stiamo ancora in tempo per rimediare a una situazione pesante. La scossa della riunione di ieri dobbiamo vederla nell'immediato. Stop, dobbiamo vederla nell'immediato. Entro sta settimana si deve muovere qualcosa, ragazzi, anche perché altrimenti poi, poi mancano 15 giorni all'inizio del mercato, del campionato. Ragazzi, mancheranno tra una settimana 15 giorni. Io mi aspetto assolutamente da parte della Lazio subito una mossa, i fatti. Questo vogliamo, i fatti, ragazzi. E quindi speriamo che questa riunione abbia dato i suoi frutti. Tanto è inutile. Uscirà qualche cosa sui contenuti della riunione di oggi. Uscirà. Poi magari ci farò anche un video, poi vediamo. Di fatto vi dico come è strutturata l'organizzazione, la programmazione del nostro canale. Oggi andremo ad affrontare varie dinamiche di mercato e coincidenze legate ad alcune dinamiche di mercato, che tanto coincidenze secondo me non sono. Chiudo questo video riferendomi ai cretini, agli scemi, agli imbecilli che hanno scritto 2 sere fa articoli allarmanti riguardanti dimissioni presunte di Sarri. I fatti dimostrano e hanno dimostrato che c'è stato un allineamento di mercato. Imparatevi a fare comunicazione, eh? Imparatevi a fare comunicazione, perché ci avete rotto altamente le scatole a campare sulle disgrazie della Lazio, a campare sul creare allarmismo al tifoso laziale. Ci avete rotto altamente le palle. Basta, basta, basta. Ciao a tutti, buon proseguimento di giornata.